Al Giustrel, una frazione del comune di Fatima, in Portogallo, nel 1917. 100 anni più tardi, il santuario di Fatima è diventato una città. Una chiesa tra le più grandi del mondo, 15 altari, una cappella, 4 milioni di pellegrini l'anno. Cos'è successo? Come ha potuto un prato sperduto diventare nel giro di un centinaio di anni uno dei principali luoghi di culto cattolici? Tutto ha avuto inizio con questa bambina, Lúcia dos Santos, che nel 1917 aveva 10 anni. Lúcia e i suoi cugini più giovani sarebbero stati testimoni di una serie di apparizioni della Vergine Maria. Questo ha trasformato il sito di Fatima in un luogo santo per sempre. Eppure non si è trattato delle prime apparizioni mariane. Cosa è successo di diverso qui? Cosa c'era di speciale nella piccola Lúcia? Nessuna apparizione è stata così insistente. È accaduta una cosa incredibile quel giorno. Nel 1917, la Vergine Maria affida alla piccola Lúcia un messaggio contenente 3 profezie. 3 segreti riguardanti il futuro dell'umanità. Allo scopo di dare una prova della sua presenza reale e mostrare l'importanza di quel messaggio, la Vergine annuncia e compie un miracolo. È stato l'unico caso nella storia dell'umanità in cui la Vergine ha convocato i fedeli e ha detto: compirò un miracolo in questo giorno, in questa data. Più di 70.000 persone, abitanti della regione, pellegrini, curiosi, giornalisti e fotografi si sono radunati e hanno assistito a una incredibile danza solare. Un sole fuori dall'ordinario, un disco argentato, un fenomeno totalmente sconosciuto agli astrofisici. La piccola Lúcia diviene immediatamente una profetessa per i fedeli della Chiesa, una inviata di Dio. Ma per la Chiesa è un personaggio ingombrante. Per la Chiesa era preferibile non dare risalto alla vicenda. A 14 anni, Lúcia entra in convento per non uscirne mai più. Cambia vita e nome, mette per iscritto le profezie di quelle apparizioni. Ma fino alla sua morte, all'età di 97 anni, deve battersi affinché i papi, molto riluttanti, svelino l'ultimo messaggio della Vergine Maria. Le prime 2 profezie si sono concretizzate nel XX secolo. La Vergine Maria aveva annunciato la Seconda Guerra Mondiale e la nascita dell'Unione Sovietica, indicando date precise. Molti papi hanno avuto accesso all'ultimo segreto di Fatima, ma non hanno mai voluto rivelarlo né incontrare Lúcia per parlarle. La Santa Sede non trascura mai un'apparizione della Vergine. Ma allora perché questo silenzio? Qual è questo segreto conosciuto dai papi che ha spinto il Vaticano a ridurre Lúcia al silenzio? Tutto è mistero, tutto sembra nascosto. Alla morte di sorella Lúcia, il cardinal Bertone dal Vaticano si è precipitato a far sigillare la porta della sua cella come se si trattasse del luogo di un delitto. Dopo la sua morte, abbiamo ritrovato altri suoi scritti, che sono attualmente in fase di studio. Vi racconteremo la storia di una donna che la gerarchia ecclesiastica non ha voluto ascoltare. La storia di un messaggio che tutto il mondo teme di conoscere. La storia di una profezia funesta che sta per realizzarsi. Nel 1917, la prima guerra mondiale infuria in Europa da 3 anni. Era un periodo estremamente intenso, il momento forse più disperato della guerra. Si pensava che non sarebbe mai finita. E il Portogallo non fa eccezione. Dal 9 marzo 1916 i soldati portoghesi sono sul fronte a combattere contro la Germania. Si ha l'impressione che Dio avesse abbandonato l'umanità. Perché quella guerra spaventosa? 1917. Milioni di uomini si uccidono scagliandosi gli uni contro gli altri con una crudeltà mostruosa. Tra il 1915 e il 1917 si era in piena guerra mondiale. Ed è importante sottolineare che i messaggi della Vergine riguardavano la guerra e la pace. Riguardavano l'inferno e le fiamme dell'inferno. Ed è proprio in questo periodo di profonda crisi che ha inizio la storia dei segreti di Fatima. Nel sud del Portogallo, in un villaggio, 3 bambini che non avevano quasi frequentato le scuole, che non sapevano leggere e scrivere correttamente, sono testimoni delle apparizioni di un angelo e di una dama bianca.
Giacinta, che ha appena compiuto 7 anni, suo fratello Francisco, di 9, e la loro cugina Lucia, di 10, saranno i testimoni più giovani e più mediatizzati nella storia delle apparizioni mariane. È tipico delle apparizioni della Vergine che a esserne testimoni siano dei bambini, cioè l'innocenza assoluta, soggetti che non potrebbero mai distorcere il suo messaggio. I testimoni di Fatima erano 3 persone fragili, erano 3 bambini, analfabeti, tutti provenienti dallo stesso piccolo villaggio di montagna. Non sapevano niente del mondo, a parte che c'era una guerra, perché i loro familiari vi partecipavano. Francisco, Giacinta e Lucia vivono qui, in queste casette. La loro vita quotidiana è semplice quanto le loro condizioni socio-economiche. Si occupano delle pecore e vanno a messa. I pastorelli erano molto devoti. Avevano ricevuto un'educazione cattolica. Era stato loro insegnato il sacrificio. Avevano una nozione molto marcata del peccato. Lucia, la più grande, è diversa. Manifesta ben presto la voglia di pregare, di andare alla messa. Fin dall'età di 6 anni inizia a imparare a recitare le preghiere con il suo rosario. Siamo nel 1915. Pascolando da sola le sue pecore, Lucia fa un incontro fuori dal comune, il primo di una lunga serie, che le cambierà la vita. Bisogna dire che già nel 1915, 2 anni prima delle apparizioni del 1917, a Lucia era apparso un angelo che le aveva fatto un primo annuncio e le aveva chiesto di rimanere in preghiera e di confidare nel Signore. Rincasata quel giorno, Lucia racconta l'evento alla sua famiglia, ma nessuno le crede. Ma lei sa quello che ha visto, ne è certa. Riesce a convincere i 2 cugini, Francisco e Giacinta, che saranno con lei nel corso delle apparizioni successive. L'anno seguente l'angelo le era apparso 2 volte e le aveva chiesto di continuare a pregare, di continuare ad approfondire la propria devozione con i suoi cugini. L'angelo, che si autodefinisce l'angelo protettore del Portogallo, annuncia ai 3 pastorelli l'imminente venuta della Vergine Maria e intende prepararli in vista di quell'evento. Quell'angelo aveva preparato i bambini, ad esempio, facendo apparire un calice. Il fatto li aveva divertiti perché aveva dato loro l'impressione di essere al circo. L'angelo dà la comunione ai bambini prima di scomparire. Ora sono in 3 a conoscere la verità. L'anno seguente, il 13 maggio del 1917, Lucia, Giacinta e Francisco portano il loro gregge di pecore sui pascoli della cova da Iria, a poca distanza da Fatima. All'improvviso ci fu un tuono. Pensarono che stesse per arrivare un temporale e stavano per mettersi al riparo quando videro una grande luce e in quella luce una signora. Stavamo giocando, Francisco, Giacinta ed io, quando abbiamo visto su un piccolo leccio una signora vestita di bianco, più luminosa del sole. Ci siamo fermati, sorpresi da quella visione. È mezzogiorno quando questa signora si rivolge a Lucia. Chiede loro di tornare il 13 giugno, alla stessa ora, ma di non dirlo a nessuno. Ogni 13 del mese del 1917, Maria apparirà su quella collina dell'Aljustrel. Giacinta era talmente abbagliata da quelle apparizioni, ne era talmente felice da non riuscire a tenere a freno la lingua, del resto aveva 8 anni. Tornata al villaggio, la piccola Giacinta ne parla subito con i suoi genitori. In poche ore lo sa tutto il paese. Il mese successivo, il 13 giugno 1917, decine di persone accompagnano i 3 pastorelli. Li vedono cadere in trance recitando il rosario, ma non percepiscono alcuna apparizione. Lucia, Francisco e Giacinta vedono la Vergine Maria e ascoltano le sue richieste. La Madonna sottolinea in particolare l'importanza della preghiera e della devozione, ma fa ai bambini un annuncio terribile. Presto porterò in cielo Francisco e Giacinta, ma tu, Lucia, resterai ancora qui per qualche tempo. Gesù vuole servirsi di te per farmi conoscere e amare.
Venerdì 13 luglio 1917. Lei non lo sa ancora, ma si tratta di un momento cruciale per la giovane Lucia. Tutti gli eventi che seguiranno hanno origine da quel giorno. La signora in bianco appare come le volte precedenti. Più di 4.000 persone sono presenti all'evento senza riuscire a vedere la Vergine Maria. Ella si rivolge, come tutte le altre volte, a Lucia. Voglio che continuiate a dire il rosario ogni giorno in onore di Nostra Signora del Rosario per ottenere la fine della guerra e la pace nel mondo. È nel corso di questo evento che l'apparizione confida un segreto ai bambini. Un segreto suddiviso in tre parti. Una profezia che si avvererà nei decenni successivi. Una profezia molto precisa per quanto riguarda gli eventi e le date. Il 10 agosto del 1917, l'amministratore del territorio comunale, Arthur de Oliveira Santos, noto per il suo anticlericalismo, chiede di incontrare i tre bambini e li interroga senza successo. Il 13 agosto 1917, sapendo che migliaia di persone sono in attesa dei bambini per andare a parlare alla Vergine, Arthur Santos fa fermare Lucia e i cugini per disturbo dell'ordine pubblico. Era chiaro che volevano spaventare i bambini chiudendoli per un paio di giorni in carcere, perché i funzionari locali non erano affatto favorevoli alle apparizioni e avevano paura di turbare l'ordine pubblico, e probabilmente anche perché non erano animati da una grande fede cattolica. L'amministratore di quel distretto era un massone e il governo regionale voleva che si ponesse fine a quella farsa. Non bisogna dimenticare che il Portogallo era uno stato laico, anticlericale, uno stato massone che lottava contro ogni forma di religiosità. Intanto, quasi 18.000 persone si presentano all'appuntamento del 13 agosto 1917, alla Cova d'Airia. I presenti videro dei fenomeni luminosi e udirono un tuono, sebbene il cielo fosse perfettamente limpido. Era come se la Vergine volesse dimostrare che era presente anche in assenza dei bambini. I pastorelli erano stati messi in prigione, perciò Lucia aveva supplicato la Madonna di darle un segno. A malincuore, costretto dalle pressioni della popolazione locale, l'amministratore fa liberare i tre bambini il 15 agosto del 1917. I tre bambini furono scarcerati in fretta e da quel momento in poi non furono più disturbati. E domenica 19 agosto, mentre i pastorelli fanno pascolare il loro gregge sulla Cova d'Airia, la Vergine torna a manifestarsi. In occasione dell'apparizione del 19 agosto, sorella Lucia disse alla Vergine: «Devi fare un miracolo affinché tutti ci credano». E la Vergine Maria le rispose: «Stai tranquilla. Il 13 ottobre succederà qualcosa». Due mesi più tardi, è il 13 ottobre del 1917. È la data nella quale la Madonna ha promesso un miracolo. La data più importante della storia di Fatima non è il 13 maggio, contrariamente a quanto molti pensano, ma è il 13 ottobre, esattamente il giorno del miracolo del sole. Quel giorno c'era la polizia e c'era anche l'esercito, perché erano convinti che i bambini sarebbero stati massacrati, dato che non sarebbe successo niente. E c'erano 70-80.000 persone radunatesi in un campo, convocate dalla Vergine con ben 60 o 90 giorni di anticipo. Quel giorno si è radunata una folla enorme che ha assistito a segni evidenti della manifestazione della Vergine e le cui testimonianze sono state registrate storicamente. La cosa straordinaria è il fatto che quell'evento era stato annunciato. Si sapeva che sarebbe successo qualcosa il 13 ottobre. È piovuto per tutta la mattinata. Il terreno è umido, il cielo è plumbeo. I più devoti, così come gli scettici e i giornalisti, sono armati di ombrelli. Era piovuto in modo incredibile quel mattino. Il cielo era grigio e molto coperto. A un certo punto si è aperto. Tutti hanno alzato lo sguardo. E d'improvviso il sole ha iniziato a muoversi in modo precipitoso verso la folla. Gli spettatori chiudono gli ombrelli e ammirano la strana danza di un sole divenuto mobile che, avvicinandosi, asciuga ogni cosa, dagli indumenti al suolo.
I presenti videro un sole fuori dall'ordinario, un disco argentato, un fenomeno totalmente sconosciuto agli astrofisici. Al momento dell'apparizione tutto si rischiarò. Il cielo ridivenne limpido, il sole continuava a muoversi per 10-15 minuti, saliva, scendeva, eseguiva rotazioni. E poi il sole tornò al suo posto. L'evento fu visto nel raggio di 4 chilometri, secondo alcuni, e di 60 secondo altri. Era qualcosa che andava al di là di uno stato di ipnosi. L'avevano visto tutti. Non era possibile ipnotizzare un'intera regione. E se abbiamo tanti vividi ricordi di quel 13 ottobre del 1917, è perché era presente la stampa. In particolare c'era Avelino de Almeida, un giornalista anticlericale e direttore del quotidiano di Lisbona, O Século. Dovete sapere che l'unico articolo degno di nota fu scritto da un giornalista che quel giorno, il 13 ottobre 1917, si era recato sul posto con l'obiettivo di demistificare i presunti fatti straordinari di Fatima. Ma Avelino de Almeida, che quello stesso mattino aveva pubblicato un articolo ironico riguardo all'evento, finisce per essere testimone diretto del miracolo del 13 ottobre. L'articolo pubblicato su O Século è straordinario, perché il suo autore era un testimone di rara onestà che scrisse: è accaduto veramente qualcosa di enorme quel giorno e i pastorelli non furono linciati. Anzi, guardando le foto scattate, vediamo persone in ginocchio nel fango. Accadde veramente qualcosa di eccezionale e non possiamo negare l'evidenza di queste immagini. Sono straordinarie testimonianze di un evento visto da molte persone. Avelino de Almeida scrive sull'edizione di O Século del 15 ottobre: abbiamo assistito a uno spettacolo unico e incredibile per tutti coloro che ne sono stati testimoni. Il sole sembrava un disco d'argento opaco. Non abbacinava, sembrava quasi una eclissi. Tre pastorelli, sei apparizioni, un segreto e soprattutto un miracolo. La Vergine Maria ha voluto che tutti credessero ai bambini, che tutti credessero in lei. È stata l'unica volta nella storia dell'umanità nella quale la Vergine ha convocato i fedeli e ha detto: compirò un miracolo nel tale giorno, nel tale luogo. Nessuna apparizione è mai stata tanto insistente. Il miracolo è stato compiuto per corroborare il messaggio del 13 luglio del 1917, con le rivelazioni fatte a Lucia per salvare l'umanità. Il 13 luglio del 1917, la Madonna di Fatima svela a tre pastorelli un segreto, una profezia che Lucia dovrà comunicare agli uomini da sola. Infatti, la Vergine predice la prematura di partita dei suoi due cugini. Aveva detto: verrò presto a prendere Francisco e Giacinta, ma tu resterai ancora qui, perché devi ancora fare qualcosa per me, hai una missione. Giacinta e Francisco passano i due anni successivi a pregare per l'umanità, guarendo molte persone. Ma come annunciato, il 4 aprile del 1919, Francisco muore nel proprio letto. E il 20 febbraio dell'anno seguente, Giacinta muore in un ospedale di Lisbona. Di quei tre pastorelli, due sono morti sotto l'influenza spagnola tra il 1919 e il 1920, mentre la terza, Lucia, ha vissuto fino ai 97 anni e, di conseguenza, è normale che è la sua parola quella destinata a emergere. Nel 1920 Lucia ha appena 13 anni, ma porta già sulle spalle il peso di una responsabilità enorme: trasmettere le rivelazioni della Vergine per salvare l'umanità. Ma è una rivelazione da farsi con dolcezza, è un segreto. Lucia deve far comprendere i messaggi della Madonna di Fatima senza rivelarli apertamente. Il messaggio non avrebbe dovuto essere rivelato, ma a causa di alcune indiscrezioni filtrate dalla famiglia, i segreti hanno iniziato a essere svelati a partire dal 1942. Perché dal 42? Perché era scoppiata una nuova guerra mondiale. Infatti, le rivelazioni riguardano la guerra e la pace nel mondo e indicano come salvare l'umanità. A Fatima, quello che conta è il messaggio che ruota attorno alla penitenza,
attorno alla pace, attorno al rischio della punizione, dell'inferno, del giudizio finale, ma parla anche della possibilità di salvarsi. Nella prima parte del segreto, la Vergine Maria mostra a Lucia e ai suoi cugini una visione vivida dell'Apocalisse di San Giovanni. La Madonna ci mostrò un grande mare di fuoco e immersi in quel fuoco c'erano demoni e anime con forma umana. Galleggiavano in quel fuoco sballottati in tutte le direzioni, levando grida e gemiti raggelanti. Se la nostra buona Madre Celeste non ci avesse promesso di portarci in cielo, credo che saremmo morti dalla paura. La prima parte del messaggio è una sorta di messa in guardia contro il male che sta crescendo e parla dell'inferno, che esiste davvero, delle fiamme della dannazione eterna, di un bruciare senza lasciare ceneri, che spaventa i bambini. Le fiamme dell'inferno sono un grande classico. Ovunque ardono fiamme infernali. È la visione tradizionale. E poi c'è il fuoco della Prima Guerra Mondiale. Nel 1917 si era in piena guerra mondiale e la popolazione portoghese viveva nell'angoscia per i soldati partiti per il fronte. Nell'aprile del 1917 il primo soldato portoghese era morto sul fronte della Somma e questo aveva scioccato l'intero paese. Dobbiamo ricordare che era un periodo estremamente intenso. Era il momento forse più disperato della guerra. Si temeva che non sarebbe mai finita. E quei bambini dicevano che forse bisognava pregare, forse bisognava fare penitenza. Il primo segreto riguarda dunque la Prima Guerra Mondiale, che non avrà fine se gli uomini non si metteranno a pregare per le loro anime. Se non lo faranno, andranno all'inferno. Si tratta di una predizione che potremmo definire classica e che ritroviamo in altre apparizioni della Madonna. Ma la seconda parte della rivelazione è molto più precisa e svela, ad esempio, i mezzi grazie ai quali si può sfuggire all'inferno. La Madonna chiede innanzitutto la devozione al suo cuore immacolato come mezzo di intercessione per la pace. La protezione del cuore di Maria vale a dire chi confida in me, chi prega, si salverà e non sarà preso dal male. Si parla poi della possibilità di non andare all'inferno o di uscirne, e cioè della pace, della conversione, della preghiera. E si parla della Russia, che sta abbandonando la via cristiana per il comunismo. La Russia, un paese citato nella seconda parte del segreto di Fatima. La Vergine Maria chiama in causa la Russia riguardo al futuro dell'umanità e lo fa in modo particolarmente preciso. Se non cesseranno di offendere Dio, sotto il pontificato di Pio XI avrà inizio una guerra ancora peggiore. Per evitare ciò, chiederò la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato. In caso contrario, la Russia diffonderà i propri errori in tutto il mondo provocando guerre e diverse nazioni saranno distrutte. Dopo la consacrazione al cuore di Maria, ci si rende conto che la Madonna aveva chiesto lo stesso per la Russia, dicendo: a causa degli errori della Russia scoppierà un altro grande conflitto mondiale. La Madonna predice infatti la seconda guerra mondiale se la Russia persisterà nei suoi errori. Se non cambierete atteggiamento, finirete per sterminarvi a vicenda. La Vergine promette anche un segnale che sarà visibile a tutti, come in occasione del miracolo del 13 ottobre del 17 a Fatima. E ha detto: farò un miracolo che tutto il mondo potrà vedere, per credere. Quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che quello sarà il grande segno che Dio avrà voluto darvi, per avvisarvi che punirà il mondo con la guerra per i suoi crimini. E quel segno viene effettivamente visto da tutto il mondo. Nella notte tra il 24 e il 25 gennaio del 1938, una strana luce rossa viene notata in tutta l'Europa, in Canada, in Africa e in Asia. Scoppia la Seconda Guerra Mondiale, con l'annessione dell'Austria da parte della Germania. E successivamente abbiamo assistito alla Seconda Guerra Mondiale. Alla Shoah, alla bomba atomica, al dramma dei totalitarismi nazista e stalinista, che hanno voluto affermare il concetto di uomo con la U maiuscola, eliminando Dio. Ed eliminando Dio, in nome della grandezza dell'uomo, sono stati massacrati milioni e milioni e milioni di uomini. Come non essere turbati da questi eventi?
La Russia è per la Vergine la fonte della guerra o della pace che verrà. La Madonna annuncia il male che la Russia farà al mondo. Qualche mese dopo queste rivelazioni fatte a Lucia, la rivoluzione bolscevica trasforma la Russia per i successivi 70 anni. È un regime ateo, quello che si instaura in Russia nel 1917 e che perdurerà fino al 1990. Un sistema politico che voleva creare il paradiso sulla Terra e che, per creare il paradiso sulla Terra, affermava che il nemico dell'uomo è Dio, che il nemico dell'uomo è la religione. Quei bambini non possono aver inventato una storia come questa. Era il mese di maggio del 1917 e la rivoluzione sarebbe scoppiata a ottobre. L'apparizione è descritta con forza e convinzione. Impossibile che si tratti di un'invenzione. Lucia e i suoi cugini erano totalmente ignoranti. Nel 1917 non potevano immaginare che la guerra sarebbe finita e non sapevano neanche che cosa fosse la Russia. La piccola Giacinta non sapeva cosa fosse la Russia e suo fratello, Francisco, pensò si parlasse della conversione di sua zia Rosa. Alla fine fu il prete a capire che si trattava della Russia. I bambini non hanno inventato nulla. Le predizioni della Vergine sono sorprendentemente accurate. La Madonna, infine, annuncia che se la Russia si convertirà, la pace tornerà a regnare nel mondo. Alla fine il mio cuore immacolato trionferà. San Pietro consacrerà la Russia che si convertirà e sarà concesso al mondo un periodo di pace. È quello che è accaduto nel 1984. 5 anni dopo è caduto il muro di Berlino. E nel 1991 il blocco sovietico si dissolve, come aveva profetizzato la Vergine Maria a Lucia il 13 luglio del 1917. Ciò è più che preoccupante. Una bambina portoghese di 10 anni, Lucia dos Santos, vede più volte nel corso del 1917 la Vergine Maria, che le rivela profezie molto precise, avvenimenti che si realizzeranno veramente. Le due prime parti del segreto sono dunque decisamente credibili. La prima parte del segreto dice: la guerra finirà. Siamo nel 1917 e la guerra si conclude nel 1918. E la seconda parte del segreto, riguardante la conversione della Russia, si realizzerà come predetto. Come non pensare che anche la terza parte del segreto sia credibile e che anch'essa sia destinata a realizzarsi? La terza parte del segreto è l'unica parte che è veramente difficile da comprendere. L'ultima parte del segreto è stata oggetto di molte interpretazioni. Secondo Lucia, la Vergine Maria le avrebbe chiesto di non svelare i suoi messaggi, e in particolare il terzo segreto, prima del 1960. Dopo le premature scomparse di Giacinta e Francisco, Lucia si ritrova unica depositaria dei tre segreti di Fatima, e tutto il mondo, dall'opinione pubblica al Vaticano, tentano di carpirglieli. C'è un'unica soluzione per Lucia. Volente o nolente, deve isolarsi. Lucia de Jesus Rosa dos Santos nasce il 22 marzo del 1907 ad Aljustrel, nei pressi di Fatima. Vive in questa modesta casetta con i suoi 5 fratelli e sorelle. I suoi genitori sono molto credenti e il padre a insegnarle a farsi il segno della croce, mentre la madre le impartisce il catechismo fin dalla più tenera età. Lucia si innamora subito di Dio. Già all'età di 6 anni vuole fare la prima comunione nella chiesa di Fatima. Il prete inizialmente gliela rifiuta, ma vedendo la sua tristezza e la sua precocissima devozione, finisce per accettare. Si trattava di una bambina che già da giovanissima aveva una vita interiore profonda. Prima ancora di essere catechizzata, sapeva già recitare il rosario, anche se non lo conosceva tutto. Ben presto, la fede le fa desiderare di essere sola. Mi sentivo a mio agio solo nei luoghi solitari, nei quali tutta sola potevo ricordare le delizie della mia prima comunione. La fede e forse anche la severità di sua madre. La piccola Lucia veniva picchiata molto spesso da sua madre con una cintura. Per questo motivo aveva supplicato la Madonna di darle un segno. Ed è così che in solitudine trascorre le sue giornate, facendo pascolare le pecore sulla cova d'Airia. Fino al 1915 e al 1916, quando vede l'angelo che le chiede di continuare a pregare e che prepara lei e i suoi cugini alle apparizioni del 1917. È molto interessante vedere come ci sia una progressione pedagogica dell'insegnamento spirituale dal 1915. Dopo le rivelazioni della Vergine ai tre cugini,
Il 13 luglio del 1917, Francisco, Giacinta e Lucia si sentono investiti di una missione divina. Ma come la Madonna aveva annunciato, Giacinta e Francisco si spengono prematuramente. Aveva annunciato la loro morte e ciò avviene tra il 1919 e il 20. Lucia riprende la sua vita solitaria, scelta fin dalla più tenera età. Una vita consacrata alla Madonna. Non tutti sanno che Lucia lascia la sua regione, il suo piccolo villaggio di Fatima, poco dopo la morte dei cugini. E si stabilisce prima a Oporto e poi in Spagna. Lucia cambia monastero diverse volte, cambia nome diverse volte. Si isola sempre di più, per scelta o costretta dal Vaticano. In entrambi i casi fa di tutto per fuggire dalla propria popolarità. Quando sei testimone di un evento straordinario, tutti vogliono intervistarti. Persone come Bernadette Soubirous o Lucia sono state fatte oggetto di una certa curiosità. E questa curiosità ha portato entrambe a sentirsi chiedere di raccontare 100, 1000 volte la stessa cosa. Anche per il Vaticano quella situazione è intollerabile. Decine di migliaia di persone in Portogallo e in Europa hanno sentito parlare di Lucia e dei miracoli di Fatima. La folla si fa ogni giorno più numerosa alla Cova d'Airia. Lucia è venerata, la considerano quasi una santa. Dato che aveva ricevuto dei segreti da Maria, dato che era stata in confidenza con Maria, Lucia poteva arrossire di orgoglio. E la Chiesa è imbarazzata da tale situazione. Per la Chiesa era preferibile che quella curiosità fosse messa da parte. Si temeva che Lucia desse risposte fuori luogo, perché non era certo una grande intellettuale. Si temeva che le venissero poste domande a trabocchetto. Il Vaticano è diviso riguardo agli avvenimenti del 1917 a Fatima. Si esita. Lucia è una veggente o una squilibrata? La Chiesa era stata inizialmente molto recalcitrante. I sacerdoti nelle parrocchie e i vescovi ritenevano che quella faccenda fosse priva di interesse, se non addirittura pericolosa. Solo 4 anni dopo, nel 1921, la Chiesa permette la celebrazione della prima messa a Fatima. Per 4 anni Fatima non era esistita per la Chiesa. E nel 1921 il Vaticano ammette Fatima come luogo di culto. E solo quando i sacerdoti e i vescovi hanno visto che c'erano folle enormi a Fatima, come a Lourdes, di cristiani sinceri, che andavano in quei luoghi a pregare, a recitare il rosario, hanno autorizzato i credenti al culto di Fatima. Ma senza un riconoscimento ufficiale degli eventi del 1917, il Vaticano non può ancora pronunciarsi su Lucia, consegnandola così ai fedeli. La Santa Sede incarica il vescovo di Leria, José Alves Correia da Silva, di indagare sulle apparizioni e di tenere Lucia quanto più possibile lontana dal luogo di quei miracoli. Ben presto Lucia viene allontanata dal vescovo, che non vuole che divenga un oggetto di culto o una curiosità malsana. Andrà in un collegio, protetta dall'anonimato. Il 17 giugno del 1921, il vescovo fa entrare Lucia al collegio delle Dorotee di Vilar, nei pressi di Oporto. Infine fu fissato il giorno della mia partenza. La vigilia, con il cuore pesante e in tumulto, andai a dire addio ai nostri luoghi preferiti, certa di mettervi piede per l'ultima volta. Lucia non rivedrà mai più il villaggio di Fatima. Ha soltanto 14 anni. 2 anni più tardi viene nuovamente fatta trasferire, questa volta in Spagna. Inizialmente presso la Congregazione delle Figlie di Maria e meno di 3 anni dopo al noviziato delle Suore di Santa Dorotea a Tui, dove Lucia cambia nome, prendendo quella di Suor Maria dei Dolori. Siamo nel 1926, Lucia ha appena 19 anni. Solo alla fine degli anni 20, tra il 1927 e il 28, la Chiesa riconosce che qualcosa forse è successo. Ma la Chiesa non sa ancora che cosa pensare di Lucia. Quando il 17 dicembre del 1927 Lucia dice di aver ricevuto un messaggio da Gesù che la autorizza a rivelare una parte del segreto, lo mette per iscritto e lo consegna al suo confessore, Don Lino Garcia. Dopo averlo letto, glielo fa bruciare.
1930. Il vescovo di Leria, da Silva, e quindi la Chiesa, riconoscono il miracolo di Fatima. Le apparizioni furono così riconosciute come reali e quello fu motivo di grande gioia per sorella Lucia. Lei riteneva che ci fosse qualcosa di molto importante in quello che la Vergine le aveva confidato e di doverlo far sapere. Lucia può finalmente svelare le prime due parti del segreto. Dal 1935 al 40 scrive ai suoi superiori per spiegare loro l'importanza della consacrazione del mondo e della Russia al cuore immacolato della Vergine Maria. Il resto della sua vita, dopo le apparizioni, Lucia l'ha vissuto in funzione dei messaggi che la Vergine Maria le aveva trasmesso. Da quel momento la sua missione principale è stata divulgare al mondo intero il messaggio della Vergine. Ma Lucia non riceve alcuna risposta dai suoi superiori. Tra questi c'è il solito vescovo di Leria, l'uomo che l'ha mandata in Spagna, lontano da Fatima. È il 1939. È scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, come annunciato dalla Vergine a Fatima. E a marzo è stato eletto il nuovo pontefice, Pio XII. Sembra aprirsi una nuova fase storica e Lucia sa che dovrà passare per i papi per comunicare i messaggi della Madonna. La figura del Papa è stata molto importante nella vita di sorella Lucia. Li voleva convincere che quel messaggio aveva un valore di premonizione, che era necessario che se ne rendessero conto e che incoraggiassero la consacrazione del cuore della Vergine alla Russia e al mondo. Lucia scrive i primi due segreti a Pio XII e il 18 aprile del 1942 il cardinal Schuster, vicino al Papa, pubblica una lettera pastorale nella quale sono rivelate per la prima volta le profezie riguardanti la Russia bolscevica e le richieste formulate da Nostra Signora di Fatima nel segreto del 13 luglio del 1917. È il primo riconoscimento ufficiale dei messaggi ricevuti da Lucia. Ma nell'ottobre del 1943 Lucia si ammala gravemente. Venutolo a sapere, il vescovo di Leria ne approfitta. E per porre fine a quella religione mitologica e folcloristica, il vescovo di Leria chiese a sorella Lucia, che era una religiosa, di mettere tutto per iscritto. E le ordina di mettere per iscritto il terzo segreto, nel caso in cui non sopravvivesse alla malattia. Il vescovo le chiese di scrivere, anzi la obbligò a farlo in nome dell'obbedienza. Ma secondo Lucia, la Vergine Maria le avrebbe chiesto di aspettare fino al 1960 prima di svelare la terza profezia. Così escogita una soluzione. Custodirà il segreto in una busta sigillata. José Alves Correia da Silva, il primo vescovo di Leria, invia quella busta al Vaticano sigillata in una cassa. Ma lui e tutti i superiori di Lucia insistono con sempre maggiore energia affinché sveli il terzo segreto prima del 1960. A Lucia resta una sola soluzione: isolarsi a fin di bene e tornare in Portogallo. Fortunatamente ha un alleato potente, Papa Pio XII, che prende molto sul serio le predizioni della Vergine Maria. Nel 1947 Pio XII era molto preoccupato a causa del comunismo. L'Europa dell'Est era caduta e il Papa aveva paura che cedessero anche altri paesi, innanzitutto l'Italia. Per questo motivo le rivelazioni di Fatima riguardanti la Russia e il comunismo lo interessavano moltissimo. Il Papa autorizza Lucia a passare all'ordine delle Carmelitane Scalze, nel quale entra. Lucia indossa la tonaca delle Carmelitane il 25 marzo del 1948, con il nome di sorella Lucia del Cuore Immacolato. Ci sono centinaia di Carmelitani in tutto il mondo. Esistono congregazioni maschili e femminili. I conventi carmelitani sono luoghi in cui si vive una vita contemplativa. Monaci e monache vivono in completa clausura. Le monache, nella tradizione più rigorosa, non hanno alcun contatto con persone esterne al monastero. Vivono dietro le sbarre. Ed è stato così che ha vissuto sorella Lucia. Queste monache non possono incontrare nessuno per potersi consacrare completamente a un'esistenza di sola preghiera. Sorella Anna Sofia ha vissuto con sorella Lucia durante gli ultimi 10 anni della sua vita nel Carmelo di Coimbra. Sorella Lucia mi ha segnato profondamente, sia riguardo alla mia vocazione sia a un livello più personale. È stato molto bello poterla conoscere ed è un'esperienza che ricordo con tenerezza per quello che ha potuto insegnarmi e che io ho potuto vivere con lei. È stata una gioia grandissima.
All'interno del Carmelo, Lucia è finalmente libera dalle pressioni dei suoi superiori. Il Carmelo è una congregazione contemplativa, all'interno della quale si conduce una rigida vita di preghiera molto ascetica. Nel Carmelo vige la clausura, dunque è molto difficile per chi appartiene al mondo esterno riuscire a intervistare una carmelitana. Una vita nella quale si tenta di non lasciarsi turbare, deviare dal rumore del mondo, per concentrarsi meglio sulla lettura della Bibbia, sulla preghiera, la liturgia. Le monache vogliono consacrarsi al prossimo, pregando per tutti, per la pace, per il mondo. Potremmo dire che il Carmelo isola dall'umanità. Infine, Lucia ottiene ciò che desiderava fin dalla più tenera età. Tutte le carmelitane hanno un destino. Fin da quando sono bambine, dicono ai loro genitori, da grande sposerò Cristo. Una vita di solitudine consacrata a Dio, con una differenza importante. Lucia è la sola a conoscere l'ultima parte del segreto di Fatima. È fuori di dubbio che per Lucia, fin dall'infanzia, sia stato molto importante avere visto la Vergine. Le ha cambiato completamente la vita, come ha cambiato quella di Giacinta e Francisco. Non poteva continuare a vivere la vita normale che aveva vissuto fino a quel momento. Ma il fatto di avere scritto e sigillato il terzo segreto rassicura Lucia. Solo i papi vi potranno accedere. Si fida di loro, riveleranno il segreto, giacché esso li riguarda direttamente. Ammiro molto il coraggio di sorella Lucia, perché era molto piccola quando Dio le ha chiesto qualcosa di molto importante. La sua non è stata una vita semplice. Ha seguito un cammino difficile, con molte avversità e difficoltà. Nel frattempo, Pio XII, il suo alleato, indirizza una lettera a tutti i vescovi e ai fedeli il 1 maggio del 1950. Il Papa chiede a tutti di consacrarsi al Cuore Immacolato di Maria. Come risposta, pochi mesi dopo, il 15 agosto 1950, Pio XII afferma di aver assistito allo stesso miracolo del sole di cui era stata testimone Lucia nel 1917. Il 13 maggio 1956, il cardinale Angelo Roncalli, patriarca di Venezia, si reca a Fatima, dove presiede il pellegrinaggio del 25° anniversario della consacrazione del Portogallo al Cuore Immacolato di Maria. Ha avuto il privilegio e la gioia di incontrare diversi papi, soprattutto a Fatima. Nel 1958, quello stesso cardinale diviene papa e prende il nome di Giovanni XXIII. Spetterà a lui, 2 anni dopo, svelare al mondo l'ultimo segreto di Fatima. Dopo 41 anni d'attesa, Lucia attende l'apertura della lettera con impazienza. Ma nel 1959, Giovanni XXIII legge la lettera sigillata da sorella Lucia. Contrariamente a ogni previsione, decide che non svelerà mai quel segreto e pronuncia parole critiche contro i tre pastorelli e in particolare contro Lucia. Sigilla nuovamente la busta e la destina agli archivi vaticani. Lucia riprende la sua lotta. In clausura, costretta al silenzio dai suoi voti, passerà i successivi 20 anni a battersi per convincere i pontefici della necessità di rivelare i messaggi della Vergine. Tutto il mondo attende la rivelazione dell'ultima parte del segreto, credenti e non credenti. Nel 1947, tutti i sacerdoti del pianeta hanno anticipato ai fedeli, nei loro sermoni, che il terzo segreto di Fatima sarà svelato nel 1960. Anche Lucia attende che Giovanni XXIII legga la sua lettera e svegli al mondo il messaggio da lei ricevuto 43 anni prima. È molto interessante sottolineare la relazione di Lucia con i papi e dei papi con Lucia, o se vogliamo di Fatima con i papi e dei papi con Fatima attraverso la persona di Lucia. Non succede niente come Lucia e senza dubbio la Vergine Maria avevano immaginato. Dal 28 ottobre del 1958, il nuovo pontefice, Giovanni XXIII, è quell'angelo Roncalli che 2 anni prima aveva celebrato le apparizioni della Madonna a Fatima. Giovanni XXIII vi aveva rappresentato il Papa quando era ancora cardinale. Si chiamava, a quel tempo, cardinale Angelo Roncalli. Era andato a Lourdes ed era andato a Fatima.
Il 17 agosto del 1959, Giovanni XXIII chiede che gli sia portata la busta contenente il terzo segreto di Fatima. Il pontefice esita, attende in preghiera. Quindi apre la busta e legge il testo. Infine rimanda la busta, dopo averla sigillata di nuovo, al Santo Uffizio, ma senza svelare nulla. Perché? Qual è quel segreto indicibile? Giovanni XXIII era innanzitutto un diplomatico. Diffidava enormemente di tutto quello che potesse far pensare che la Chiesa fosse un po' naif, un po' superstiziosa. Aveva paura del ridicolo. Perciò occuparsi di storie di quel tipo non era nello stile di Giovanni XXIII. Nel 1960, però, siamo in piena guerra fredda. Il segreto di Fatima già svelato riguardo al pericolo rappresentato dall'Unione Sovietica per il mondo è molto reale. Sapeva molto bene cosa l'opinione pubblica avrebbe potuto accettare o meno. Ma sapeva anche che il contenuto dei messaggi di Fatima era molto importante. Questo perché aveva capito che cos'era il comunismo. Aveva ben chiaro che rappresentava una grande minaccia per molti paesi. È in questo quadro specifico che il messaggio di Fatima riguardante la Russia e la conversione della Russia era importante. Giovanni XXIII mette per iscritto le proprie preoccupazioni riguardo al messaggio di Fatima. Ho dedicato la mia vita e il sacrificio di tutto il mio essere alla partecipazione a questa grande impresa, la conversione della Russia alla Chiesa Cattolica. Giovanni XXIII così ammette ufficialmente di considerare credibili i primi due segreti. I papi erano colpiti dal fatto che la Vergine fosse apparsa. Non potevano contestare che dei bambini, e cioè delle anime pure, avessero ricevuto un messaggio indirizzato a loro. Erano dei bambini innocenti, quasi analfabeti. Ma allora perché nascondere la terza parte del segreto? Cosa può esserci scritto in quella busta sigillata per indurre il Papa a rifiutarsi di svelarlo? Inutile spaventare il mondo. I portatori di cattive notizie non sono mai i benvenuti. Perciò cestino quel messaggio. Ma veramente il Papa accantona quel messaggio? Giovanni XXIII passerà alla storia anche per uno degli atti pontifici più importanti del XX secolo, il Concilio Vaticano II. La più grande riforma della Chiesa moderna. Giovanni XXIII decise di convocare un concilio nel gennaio del 1959, un'idea che presentò come provvidenziale. Riteneva che la Chiesa avesse bisogno di essere riformata. Aveva una chiave di lettura teologica molto moderna. La riforma della Chiesa. Perché proprio adesso? Possibile che ci sia un nesso con l'ultimo messaggio della Madonna di Fatima? L'ipotesi è credibile. Giovanni XXIII vuole inoltre che la riforma sia rapida. Voleva una ventata di aria nuova, disse: voglio aprire una finestra. Pensava che il concilio, che è la riunione di tutti i vescovi del mondo, si sarebbe concluso in 6 mesi. Ma si sbagliava. Giovanni XXIII chiede grandi cambiamenti nell'organizzazione del Vaticano e della Chiesa intera. Aveva affidato la preparazione del programma alla Curia Romana, ai 10 ministeri, il Dicastero, che rappresenta il governo centrale della Chiesa. Ma il Dicastero era molto reazionario e lui aveva proposto cose incredibili. Aveva proposto la libertà religiosa, aveva proposto l'unità dei cristiani e soprattutto la cessazione della condanna degli ebrei. La Curia Romana è l'organo che governa il Vaticano. Sotto l'autorità del Papa, che è un capo di Stato, decine di uffici gestiscono da secoli tutti gli affari vaticani. La Curia, molto conservatrice, è spesso stata più potente del Papa, in quanto insediatasi ai posti di comando da molti anni prima dell'elezione del pontefice regnante. La riforma della Chiesa non è affatto facile da mandare in porto. La Curia Romana si fonda su un certo livello di decoro, su un certo cerimoniale. Esiste da 2000 anni. Ha avuto 2000 ragioni per scomparire, per essere perseguitata e distrutta, ma è sempre là. Il Concilio Vaticano II non è ancora concluso alla morte di Giovanni XXIII nel 1963. Una delle ultime volontà del pontefice consiste nell'offrire al santuario di Fatima la propria croce pettorale, in oro e riccamente decorata. Per qualcuno è un dono fatto per chiedere perdono, per non aver potuto riformare la Chiesa.
Ancora una volta, sembra confermata l'ipotesi di una richiesta di riforma contenuta nell'ultimo messaggio di Fatima. Paolo VI, il nuovo papa eletto, fa portare la croce del suo predecessore al santuario portoghese e conclude il Concilio Vaticano II. Il 21 novembre del 1964, Paolo VI prende l'iniziativa di parlare di Fatima. Riconobbe che quelle apparizioni erano un evento interessante, che avevano un aspetto spirituale e uno pratico. Dopo aver ricordato che Pio XII ha consacrato il mondo al cuore immacolato di Maria, Paolo VI conclude con una ardente preghiera alla Vergine Maria, alla quale affida la Chiesa e il mondo. Il 27 marzo del 1965, anche Paolo VI chiede di visionare la busta sigillata di Lucia. La apre, ne estrae il documento scritto da Lucia, lo legge, lo rimette nella busta e rimanda il tutto agli archivi vaticani. Ogni volta il terzo segreto viene rimesso nella busta e rimandato al Sant'Uffizio, agli archivi del Vaticano. È chiaro che la Chiesa non vuole che Fatima presenti al mondo una situazione apocalittica. Quindi cosa fanno i papi? Leggono, ma non rivelano. Perché preferiscono che la Chiesa avanzi con i propri mezzi, senza una spada di Damocle che penda sulla loro testa. Giovanni XXIII e Paolo VI possono credere alle apparizioni e prendere sul serio i messaggi della Vergine, ma non possono mettere in gioco la loro parola. Mai un papa si assumerà il rischio di mettere a repentaglio la credibilità propria e della Chiesa per un'apparizione. Lucia, dal Carmelo portoghese, non la vede così. Conosce l'urgenza della situazione mondiale e sa cosa succederà se il Vaticano non farà niente. Ma come i suoi superiori, neanche i papi vogliono avere a che fare con il terzo segreto. Il 13 maggio del 1967, Lucia interrompe il suo silenzio. Per il 50° anniversario delle apparizioni, Paolo VI si reca a Fatima e Lucia chiede di potergli parlare in privato. Paolo VI andò a Fatima e sorella Lucia gli si avvicinò. Gli disse: «Santissimo padre, devo dirle una cosa». Il papa non l'ascoltò. La respinse. Malgrado la sua grande dolcezza, la respinse. Paolo VI si rifiuta di ascoltare Lucia, ma la conduce davanti al palco e apre le braccia per presentarla alla folla di pellegrini. Paolo VI era molto intelligente. Aveva capito subito che se avesse parlato con Lucia in assenza di testimoni, tutti avrebbero pensato che c'era un nuovo segreto e si sarebbero chiesti cosa si fossero detti. Era assolutamente disposto a incontrare la veggente in pubblico, ma non in privato. Il papato non concepisce la possibilità di prevedere il futuro. Si tratta di un tema delicato e la Chiesa non può accettare che si racconti la storia prima che essa si compia. L'unico profeta che abbia previsto il futuro è Cristo. Dunque il papato non può accettare che qualcuno racconti la storia prima che essa si sia compiuta. Lucia ha fallito di nuovo. Dopo Giovanni XXIII, anche Paolo VI si è rifiutato di ascoltarla. Fa ritorno al suo Carmelo a pregare con le sue sorelle. Sembra essere l'unica a voler portare alla luce l'ultimo segreto di Fatima. Sebbene reclusa nel convento, isolata dal resto del mondo, era per tutto il mondo la testimone di Fatima. Perché è importante sottolinearlo? Perché il Papa era una figura centrale nel messaggio di Fatima. Per Lucia, infatti, l'ultimo segreto riguarda soprattutto un Papa. Ancora peggio, l'assassinio di un Papa. E lei vuole scongiurarlo. E la terza parte è una visione, forse la più celebre, che è stata rivelata nel 2000. Si tratta di un uomo vestito di bianco, accompagnato da molti religiosi, che sale una ripida montagna su cui c'è una grande croce di legno e che viene colpito da proiettili e muore. Un uomo in bianco che muore abbattuto da proiettili. Per Lucia è il Papa. Vuole a ogni costo proteggerlo. Ma ci vorranno altri 10 anni prima che possa finalmente dirlo a un Papa. Il 6 gennaio del 1977, un cardinale di nome Albino Luciani, il futuro Papa Giovanni Paolo I,
si reca a Fatima e visita il Carmelo di Coimbra, quello di sorella Lucia. Albino Luciani ricevette sorella Lucia, che gli svelò il terzo segreto. Un testimone presente in quel momento disse che il Papa impallidì come un cencio, poiché Lucia gli disse che era un uomo in bianco. Lucia gli svela che il terzo segreto riguarda l'assassinio di un vescovo in bianco, dunque di un papa. La terza parte del segreto ci rimanda esattamente a questa immagine. Vediamo un vescovo vestito di bianco, seguito da una folla di fedeli, di religiosi, di preti e laici, che offrono le loro vite per una città in rovina. Il futuro Papa Giovanni Paolo I si riconosce in quel Papa e Lucia quel giorno gli fa anche una predizione personale. Sorella Lucia è stata una tra i molti veggenti che predissero che quel pontificato sarebbe stato molto breve. Prima di essere Papa, Giovanni Paolo I andò a trovarla. Sorella Lucia lo guardò negli occhi e gli disse: «Per voi i giorni del Cristo». Lui non capì. Ma regnò come papa esattamente per 33 giorni. Il 26 agosto del 1978, il cardinale Albino Luciani diviene Papa Giovanni Paolo I. Non sappiamo se abbia preso coscienza del terzo segreto, ma dice: «Se vivrò, tornerò a Fatima». Non ne ha il tempo. Muore un mese più tardi. La profezia dell'ultimo segreto si è finalmente compiuta? No. Il messaggio dice che il papa morirà assassinato con una pallottola. Dopo le rivelazioni della Vergine a Fatima, nel 1917, Lucia ha tentato di avvertire le gerarchie, ma è stata isolata. Ha tentato di avvisare direttamente i papi, che però non l'hanno creduta. Ma il prossimo papa potrebbe essere quello indicato nella terza parte del segreto. Il nuovo pontefice è eletto il 16 ottobre del 1978. È un polacco nato dopo il 1917. Si chiamerà Giovanni Paolo II. Il 16 ottobre del 1978 Giovanni Paolo II è eletto papa. Non lo sa ancora, ma è lui il papa tanto atteso da Lucia. Il papa indicato dalla Vergine Maria. Il papa che svelerà ufficialmente il terzo segreto di Fatima. L'ultima parte è stata oggetto di numerose interpretazioni e sembra riferirsi direttamente a un papa. Si pensa a Giovanni Paolo II, all'attentato del 13 maggio dell'81. Giovanni Paolo II, all'inizio del suo pontificato, non pensa a Fatima. Fatima, quando Giovanni Paolo II è stato eletto, non era una grande preoccupazione per lui. Non era affatto un problema, era solo la sede di un pellegrinaggio annuale al quale partecipavano milioni di persone. Ma l'attentato ha cambiato molte cose. Giovanni Paolo II era animato da una devozione mariana più profonda di quella dei suoi predecessori. Era molto legato alla Vergine di Częstochowa, in Polonia. La Vergine di Fatima non è una importante preoccupazione. Arriviamo al 13 maggio del 1981, esattamente 64 anni dopo le prime apparizioni della Vergine. Era a Roma per celebrare le apparizioni di Fatima quando subì un attentato. Il 13 maggio, un mercoledì, subito dopo le 17, mentre il pontefice faceva il suo giro a bordo della papamobile, ai piedi della porta di bronzo, Ali Accia e un complice gli sparano colpendolo al ventre. Mehmet Ali Açka, un giovane turco di 23 anni, già condannato nel suo paese per assassinio, fa fuoco sul Papa con una rivoltella 9 mm da una distanza di meno di 6 metri. Giovanni Paolo II è colpito da 3 pallottole. Subito dopo, tutte le radio italiane annunciano che le condizioni del Papa sono molto gravi. Effettivamente, Giovanni Paolo II avrebbe dovuto soccombere a quell'aggressione.
Il racconto della sopravvivenza del Papa è un racconto apocalittico, in quanto c'è stato un intervento della provvidenza. La persona che avrebbe potuto operarlo non era a Roma, era a Milano, e la persona che era presente era lì per caso. Inoltre il Papa sanguinava copiosamente dall'addome, tanto che sarebbe dovuto morire. Giovanni Paolo II sopravvive, ma non per caso. Giovanni Paolo II disse di aver sentito che una mano aveva deviato la pallottola che altrimenti si sarebbe piantata nel suo cuore. Avrebbe dovuto morire per mano di Ali Agca. Qualcuno ha calcolato l'angolo di tiro, la probabile traiettoria della pallottola, e ha concluso che essa era stata deviata dal cuore di Papa Giovanni Paolo II. Io credo nei miracoli. Credo sia più che possibile che effettivamente abbia avuto luogo una deviazione della traiettoria del proiettile e che il Papa sia stato davvero salvato il giorno dell'anniversario delle apparizioni. La grande frase da lui usata, una frase molto bella, è questa: la mano che mi ha sparato addosso è stata deviata da una mano che ha impedito la mia morte. Giovanni Paolo II non ha alcun dubbio riguardo all'identità di chi ha deviato quella pallottola. Si tratta della Vergine Maria, della Vergine di Fatima. È stato in quel momento che ha deciso di associare nel proprio spirito la Madonna di Częstochowa a quella di Fatima. Giovanni Paolo II scampò a quell'attentato. E per il resto della sua vita crederà di essere stato salvato dall'intercessione della Madonna di Fatima. E quando riprese conoscenza, disse immediatamente che doveva ringraziare la Vergine di Fatima, che era stata lei a proteggerlo. Il 17 maggio del 1981, sottoposto a terapia intensiva, il Papa legge ai microfoni della Radio Vaticana, con voce debole e tremante, increspata dal dolore, un Regina Caeli molto breve. Ancora immobilizzato nel suo letto d'ospedale, Giovanni Paolo II si fa portare le migliori opere riguardanti Fatima. Leggendole, è stupefatto dall'incredibile accuratezza delle profezie contenute nelle parole della Vergine, pronunciate il 13 luglio del 1917. Dopo quell'attentato, chiaramente era normale che Giovanni Paolo II pensasse a Fatima, i cui segreti erano in parte legati alla Russia divenuta comunista e in parte, nel terzo segreto, legati a un vescovo vestito di bianco, e cioè un papa che cade vittima di uomini armati, di nemici. Che ci pensasse è normale. È il 18 luglio del 1981. Dietro richiesta di Giovanni Paolo II, la busta contenente il terzo segreto di Fatima lascia gli archivi del Santo Ufficio per essere portata al Policlinico Gemelli, dove il pontefice è ricoverato. Giovanni Paolo II legge il testo. Credo che si sia subito identificato in quella prima lettura, in quel vescovo vestito di bianco. Sarebbe stato difficile non riconoscersi in quella immagine tanto emozionante e potente di un vescovo riverso al suolo come morto. Ma Giovanni Paolo II restituisce la busta, che torna negli archivi. Mai un papa si assumerà il rischio di mettere a repentaglio la credibilità propria e della Chiesa per un'apparizione. Se Giovanni Paolo II avesse detto «Ecco il terzo segreto di Fatima», avrebbe danneggiato la propria credibilità. O forse quell'ultimo segreto contiene anche altre rivelazioni. In ogni caso, a partire da quel momento, il pontificato di Giovanni Paolo II è profondamente scosso. Da quando Giovanni Paolo II prese quella decisione, tutto cambiò.
L'anno successivo il Papa si recò a Fatima e vi fece ritorno per 3 anni, sempre il 13 maggio. Beatificò i pastorelli e ricevette Suor Lucia. Finalmente. Finalmente un papa considera Lucia una figura di prima grandezza, impareggiabile. Qualcosa li aveva uniti simbolicamente, in un modo molto concreto. Ci fu un intenso scambio di corrispondenza, di gesti, di tenerezza e di affetto tra Giovanni Paolo II e sorella Lucia. Con il Papa, Lucia ebbe un rapporto speciale, fino al suo ultimo giorno di vita. Ed ebbe un frequente scambio di lettere con Giovanni Paolo II. E Giovanni Paolo II non smette di ringraziare la Vergine di Fatima e di agire nel solco dei suoi messaggi profetici. Uno dei suoi atti più importanti è quello del 25 marzo del 1984. Nel giorno della festa dell'Annunciazione, chiede a tutti i suoi cardinali di procedere insieme alla consacrazione dell'Unione Sovietica al Cuore Immacolato di Maria, 67 anni dopo che la Vergine l'aveva chiesto a Lucia. Consacrare il popolo russo e la dirigenza russa al Cuore Immacolato di Maria era certamente un suo sentimento interiore. E i sentimenti interiori mariani dettano che Dio è il nostro migliore amico, Dio è il nostro migliore alleato. 4 anni più tardi cade il muro di Berlino e come un castello di carte il blocco sovietico si sgretola. E non è l'unico evento epocale avvenuto sotto il pontificato di Giovanni Paolo II. Il Papa inoltre offre una delle pallottole che gli sono state sparate addosso nel 1981. Il Papa volle rendere grazie in modo concreto, facendo incastonare la pallottola recuperata dal suo polmone all'interno della corona della Vergine. E per mostrare la sua riconoscenza, nel 1982, l'anno seguente, si recò a Fatima. Portò con sé la pallottola estratta dal suo corpo e la offrì alla Vergine. C'è una curiosità. Nella corona della Vergine Maria, sotto la parte superiore, c'era un foro nel quale la pallottola si incastonò perfettamente, fissandosi in modo stabile, senza colla, senza nessun altro artificio, quasi come se fin dall'inizio fosse stata prevista la presenza della pallottola in quel punto. Ciò che è straordinario è che la pallottola consegnata dal Papa si incastrava perfettamente al centro della croce che si trova al centro della corona, come se quella posizione fosse stata prevista fin dall'inizio. Il pontificato di Giovanni Paolo II finisce per essere unanimemente applaudito. Ha modernizzato la Chiesa, malgrado le tendenze conservatrici della Curia. Ha deciso di svelare l'ultimo segreto e la beatificazione di Francisco e Giacinta, i cugini di Lucia, defunti prematuramente. È stato un evento storico, perché si è trattato dei primi bambini non martiri a essere beatificati. È stato Papa Giovanni Paolo II ad avere il coraggio di ammettere che quei due bambini avevano vissuto una vita di santità. Credo che sia stato un momento decisivo, perché nel 2000 aveva compreso che era giunta l'ora di offrire al mondo intero la terza parte del segreto. È il 26 giugno del 2000. Nella sala stampa del Vaticano, giornalisti, fotografi e troupe televisive giunti da tutto il mondo si accalcano per assistere alla divulgazione del segreto di Fatima da parte del cardinale Joseph Ratzinger, il futuro Papa Benedetto XVI, e del cardinale Tarcisio Bertone, il suo segretario alla Congregazione della Dottrina della Fede. Vediamo qui raffigurata in un'istantanea e con un linguaggio simbolico di difficile decifrazione la Chiesa dei martiri del secolo ormai trascorso. Nessun grande mistero viene svelato, il velo del futuro non viene squarciato. Lucia è riuscita a trasmettere il messaggio della Vergine grazie a Giovanni Paolo II, che conserverà fino all'ultimo una relazione particolare con lei. L'ultimo momento che ha vissuto, l'ultima cosa che Lucia fece in piena coscienza, fu leggere la lettera inviatale da Papa Giovanni Paolo II
per farle gli auguri in quel momento difficile, l'approssimarsi della sua morte. I due si scambiano anche due rosari. È morta stringendo quel rosario tra le mani. È stato come un segno dell'unione tra lei, il Santo Padre e la Chiesa. Quel rosario con il quale lei aveva pregato l'abbiamo fatto restituire a Giovanni Paolo II e il segretario del Papa ha detto che anche lui è successivamente morto con quel rosario tra le mani. Il 13 febbraio del 2005 Lucia può finalmente riposare in pace dopo 87 anni passati a custodire quel segreto e dopo averlo trasmesso a Papa Giovanni Paolo II che la raggiungerà il 2 aprile dello stesso anno. La storia si conclude così. La Vergine Maria aveva annunciato la Seconda Guerra Mondiale ed essa è scoppiata. Aveva chiesto che si consacrasse la Russia al suo cuore immacolato. Giovanni Paolo lo ha fatto e pochi anni dopo il blocco sovietico si è dissolto. Aveva previsto che un papa sarebbe stato ucciso da una pallottola e quella pallottola si colloca perfettamente sotto la corona della statua della Madonna di Fatima. Questa storia potrebbe concludersi così, se non fosse che... Ma quello non era il terzo segreto. Teniamo presente che Giovanni Paolo II non è morto nell'attentato. Giovanni Paolo II non è morto, è stato salvato dalla Vergine. C'è qualcosa che non quadra nelle profezie. L'attentato al Papa, dunque, non sarebbe il terzo segreto? Possibile che sia solo una parte di quell'ultima profezia? Riguarda davvero l'attentato a Giovanni Paolo II? Non lo so. Dopo la rivelazione dell'anno 2000, l'ultimo segreto non convince. Risulta quantomeno incompleto. Restano troppe domande senza risposte. Penso che sia una visione a due sensi. Potrebbe lasciar presagire qualcosa nel futuro. Inoltre, come ha dichiarato Giovanni Paolo II parlando dell'ultimo segreto, dobbiamo prepararci ad affrontare fra non molto grandi prove, le quali potranno richiedere persino il sacrificio della nostra vita. Ma non è più possibile evitarle, perché un vero rinnovamento nella Chiesa potrà avvenire solo in questo modo. Perché i papi, dopo il 1960, sembrano non prestare attenzione a questo? La Santa Sede non trascura mai un'apparizione della Vergine. Perché la descrizione del terzo segreto fatta da Lucia sembra più lunga? Il messaggio complessivo che ha proposto Lucia è troppo lungo per un discorso. Nel tempo sono sorte diverse altre ipotesi. L'assassinio del Papa, ad esempio, non sarebbe che un'immagine, un simbolo avente la funzione di illustrare un fenomeno più profondo, la fine del papato. Nel terzo segreto di Fatima è stata annunciata la dissoluzione della Chiesa. La fine del papato, la fine della Chiesa. Concetti già espressi in un'altra predizione ben nota al Vaticano. La profezia dei papi. Corrisponde al testo di Malachia, secondo il quale con l'ultimo papa si avrà la distruzione del Vaticano e di Roma. La fine della Chiesa, la fine del Vaticano, la fine del papato. Questa predizione è presente in numerose profezie. La più nota è la profezia di Malachia, meglio nota come la profezia dei papi. Il testo è archiviato nella biblioteca di Lione, nel libro Lignum Vitae, scritto da Arnold Wion, il monaco scopritore della profezia, nel 1495. Nel 1140, Malachia di Armagh, un vescovo irlandese, in occasione di un suo viaggio a Roma, ha una visione. Vede 111 papi destinati a succedersi dopo Celestino, fino all'ultimo papa nella storia della Chiesa. Dopo quel 111° papa, la profezia indica la fine, vale a dire un ultimo papa che vedrà la dissoluzione del Vaticano e la fine del papato. Stando a tale lista, Francesco sarebbe il penultimo papa. Quello che gli succederà si chiamerà Pietro il Romano e con lui verrà la fine della Chiesa nel 2027. I diversi studi condotti su questo documento hanno evidenziato inquietanti coincidenze tra ciò che vi è scritto e la reale storia dei papi. Le ricerche hanno anche evidenziato il forte interesse del Vaticano per questa profezia.
La scomparsa del papato è una delle principali paure del Vaticano. Forse anche l'ultima parte delle rivelazioni della Vergine di Fatima prevede la fine del papato? C'è sempre stato nei messaggi della Vergine il sentimento della fragilità del papato. Nella forma e nella sostanza ci sono molti argomenti che vanno in questa direzione. Innanzitutto, riguardo alla forma. Pio XII entra in possesso del segreto il 4 aprile del 1957. Il periodico Paris Match realizza un reportage sulla morte di Pio XII pubblicato il 18 ottobre del 58. Sulle pagine dell'articolo compare una fotografia straordinaria. Ritrae una piccola scatola di legno collocata nella stanza del Santo Padre che reca la dicitura Secretum Sancti Officii, segreto del Santo Ufficio. È lì che sono custoditi i racconti delle apparizioni. Dunque, nel 58 il segreto non è negli archivi vaticani. E Giovanni XXIII, secondo la tradizione, eredita l'appartamento di Pio XII esattamente come questi l'aveva lasciato. L'anello spezzato e il suo appartamento sigillato mostrano che a quel punto, in quel momento, non c'è più un papa. Il suo regno è finito. La sede del papa è vacante. Giovanni XXIII ha avuto anche lui accesso alla busta di Lucia. Colpisce, a partire dal 1960, l'indifferenza ufficiale di Giovanni XXIII e successivamente di Paolo VI nei riguardi del segreto. Dopo ogni lettura, la busta contenente il terzo segreto viene ignorata. Ogni volta il terzo segreto viene rimesso nella busta e rimandato al Santo Ufficio, agli archivi del Vaticano. Entrambi devono necessariamente aver preso atto del messaggio della Vergine ed entrambi, Giovanni XXIII e Paolo VI, pur ignorando ufficialmente le predizioni di Lucia, hanno dedicato i loro pontificati alla Vergine di Fatima. Giovanni XXIII ha persino offerto la propria croce pettorale al santuario. Paolo VI inviò una rosa al santuario di Fatima. E in occasione della rivelazione ufficiale del testo di Lucia, il 26 giugno del 2000, vengono notate diverse incongruenze. Il segreto fu svelato molto tempo dopo l'attentato contro il Papa. Forse il Vaticano aveva creduto veramente a quella versione secondo la quale un Papa avrebbe prima o poi subito un attentato, ma per i cattolici non è proprio così. Quando finalmente si sono decisi a rendere pubblico il terzo segreto, hanno atteso altre 3 settimane prima di farlo, ma se avevano deciso di svelarlo, avrebbero potuto farlo l'indomani, dato che il portoghese è una delle lingue più parlate al mondo e certamente non mancavano persone in grado di tradurre il testo dal portoghese in qualsiasi altra lingua. Nel 2005 il segreto viene svelato ufficialmente dopo 5 anni. Alla morte di Suor Lucia, il cardinal Bertone si precipitò a far sigillare la porta della sua cella come se si trattasse del luogo di un delitto. Lo stesso cardinal Bertone che aveva svelato il terzo segreto alla stampa nel 2000. Forse Lucia non aveva scritto tutto nella lettera consegnata ai papi? Dopo la sua morte abbiamo ritrovato altri suoi scritti che sono attualmente ancora in fase di studio. Dunque anche il testo ufficiale potrebbe essere messo in discussione. Inoltre, se Lucia voleva a ogni costo incontrare di persona i papi, è irragionevole ipotizzare che volesse completare quel messaggio? Un altro testo è stato reso pubblico da Benedetto XVI insieme a Bertone. Purtroppo però quel testo non è credibile. La terza parte, a mio avviso, non è stata comunicata ai cattolici. A occuparsi della sua interpretazione teologica è stato il cardinale Ratzinger, il futuro papa Benedetto XVI. Quella interpretazione non è stata ben compresa dai fedeli. Dopo la forma, dunque, anche la sostanza della terza parte delle rivelazioni viene rimessa in discussione. Tale segreto è certo, forte, dato che parla dell'assassinio di un papa, ma non abbastanza, dato che 2 papi si sono rifiutati di divulgarlo. E Giovanni XXIII disse: se i fedeli conoscessero il segreto di Fatima, si precipiterebbero nella più vicina chiesa e si inginocchierebbero a pregare. Quale potrebbe essere questo altro segreto che ha tanto spaventato i papi? È probabile che nel terzo segreto di Fatima sia contenuto l'annuncio della dissoluzione della Chiesa. La terza parte del segreto ci rimanda a questa immagine. Vediamo un vescovo vestito di bianco, seguito da una folla di fedeli, di religiosi, di preti e laici, che offrono le loro vite per una città in rovina. La Vergine annuncia che non ci saranno altri papi, che è la fine dell'istituzione così come è concepita.
E tale ipotesi potrebbe trovare corrispondenza negli atti dei papi dopo il 1960. Dopo Giovanni XXIII, al centro delle intenzioni della Santa Sede, c'è la riforma della Chiesa. Essa è al centro delle azioni di diversi pontefici. Il messaggio della Vergine di Fatima potrebbe effettivamente riguardare l'allontanamento del Vaticano dai compiti originali della Chiesa. La Chiesa da molto tempo si è allontanata dalle preoccupazioni delle persone, della gente comune. Il Vaticano, diretto dal Papa, è un'istituzione sclerotizzata, gestita da una curia molto conservatrice. Giovanni XXIII ha tentato una grande riforma con il Concilio Vaticano II. Giovanni XXIII convocò un concilio nel gennaio del 1959. Il Papa pensava che la Chiesa dovesse essere riformata, ma non ci riuscì. Paolo VI vuole proseguire in quel solco. Paolo VI disse: il fumo di Satana si è levato in seno al Vaticano. Si riferiva alla degenerazione interna del Vaticano. Giovanni Paolo II le ha approvate tutte, ma ha incontrato il netto rifiuto della curia. Benedetto XVI non ha neanche tentato. Benedetto XVI si è persino dimesso, riconoscendosi incapace di riformare il Vaticano. Anche Giovanni Paolo II, che ha trasformato la Chiesa con atti molto forti di evangelizzazione, come l'istituzione delle giornate mondiali della gioventù o l'applicazione del Concilio Vaticano II, non è riuscito a piegare la curia romana. Non è possibile spingersi più in là. Il Vaticano è completamente in pugno a una cerchia di cardinali. Nel 1984, Benedetto XVI, all'epoca ancora cardinale Joseph Ratzinger, rilascia un'intervista al periodico cattolico Jesus. Svela di aver letto il terzo segreto e che esso si riferisce a pericoli che minacciano la fede e la via del cristiano e dunque del mondo. Parole confermate dal terzo vescovo di Fatima, Monsignor Alberto Amaral, in un discorso pronunciato a Vienna il 10 settembre del 1984. La perdita della fede di un continente è più grave dell'annientamento di una nazione. Ed è qui che il segreto acquista improvvisamente senso. La Vergine è stata chiara. Se la Chiesa non unisce gli uomini, non può salvarli. La desertificazione della Chiesa ne è un segno incontestabile. Il numero dei fedeli è in calo da molti anni. Quando io ho preso i voti nel 1960, tutte le domeniche in Francia c'era ancora il 47% della popolazione che si trovava fisicamente presente in chiesa a seguire la messa. Oggi si stima che i cristiani praticanti in Francia siano attorno al 4%. Un crollo assoluto. Nell'arco di una generazione, la mia, l'ho visto compiersi molto, molto rapidamente. La realtà si traduce in cifre. Se guardiamo il numero dei sacerdoti in fase di formazione oggi e lo compariamo a quello di 40 anni fa, vediamo che è pari a 1 su 400. C'è una vera crisi. Le chiese sono vuote, molte sono chiuse. Il Vaticano vende le sue chiese. Per 100 anni la Vergine ha tentato di mettere in guardia la Chiesa, ha tentato di farla ragionare tramite Lucia. Quando vediamo cosa succede nel mondo oggi, viene da dire che molte cose della situazione attuale potevano essere evitate se avessimo dato ascolto alle sue richieste. La Chiesa deve dunque riformarsi, deve reinventarsi totalmente per aiutare l'uomo. La Chiesa non può riposare beatamente sugli allori. Gesù non riposò mai sugli allori, si è messo in gioco. E credo che la Chiesa, se vuole essere fedele a Cristo, debba mettersi in gioco. La Chiesa deve dare fastidio per salvare l'umanità. E l'ultimo Papa sembra essere quello che più di tutti è disposto a essere scomodo. Papa Francesco sembra il più riformatore dei papi. Afferma di voler tornare alle radici della Chiesa, alla povertà, alla semplicità. Chiede che la Chiesa torni ai valori evangelici e che sia testimone per la gente, non soltanto per il popolo di Dio, ma anche per chi è lontano, per chi soffre, per chi è povero. Se Francesco, 100 anni dopo le apparizioni di Fatima, inizia a cambiare la Chiesa, è forse perché sente che siamo arrivati alla fine del messaggio della Vergine Maria, che non rimane più scelta. Credo che il segreto di Fatima non sia un capitolo chiuso, tutt'altro. Credo che sia appena cominciato. Restano ancora delle domande. Perché bisognava attendere il 1960? Perché la Vergine ha imposto a Lucia di attendere 43 anni prima di mettere in guardia i papi contro la fine del Vaticano? Forse perché la Vergine ha il compito di porre rimedio alle nostre urgenze, ai nostri problemi, nel momento in cui essi possono essere risolti.
Lei viene a soccorrerci. La sua è un'attenzione materna. Si prende cura dell'umanità. Infatti, quando la Madonna appare, è sempre in occasione di situazioni critiche. Una urgenza che ritroviamo in tutte le apparizioni mariane. Il XIX secolo e l'inizio del XX sono stati i periodi più intensi delle apparizioni mariane. Fatima ha un profondo legame con la Prima Guerra Mondiale. Lourdes è più legata alla malattia, alla tubercolosi. La Vergine Maria appare a Bernadette Soubirous, a Lourdes, nel 1858, nella grotta di Massabielle. La giovane adolescente, di 14 anni, scava una buca dalla quale sgorgerà un'acqua che, secondo la tradizione, avrebbe prodotto 69 guarigioni miracolose, oggi riconosciute dalla Chiesa. Nel 1960 le due guerre mondiali sono terminate, le malattie più gravi sono curabili. L'emergenza più grave, dunque, consiste nel proteggere una fede in pericolo. Ed è quanto Lucia tenta di comunicare per tutta la sua vita. La situazione attuale sembra farci comprendere che quel messaggio non è stato percepito correttamente. Troppo conservatorismo, non abbastanza fede. Chissà, la Vergine Maria potrebbe forse tornare a trovarci in un futuro vicino? Possiamo facilmente immaginare a chi si rivolgerà. Sceglie sempre bambini che non sanno ancora leggere o che parlano in dialetto. Il filo conduttore di tutti i messaggi della Vergine sono sempre i giovani. A Lourdes è Bernadette Soubirous, che ha 15 anni al momento delle apparizioni. A Fatima sono tre bambini di 10, 9 e 7 anni. A La Salette sono due adolescenti. Sono dei giovani di origini molto modeste che hanno l'innocenza, la purezza e anche l'ingenuità dell'infanzia e che dunque non inventano. Ripetono ciò che viene loro detto dall'alto, da un angelo, da una signora. Anche il prossimo messaggio, dunque, sarà affidato a dei bambini, perché la Vergine Maria resta la madre dell'umanità. Quale che sia il luogo delle sue apparizioni, la Vergine Maria ha una responsabilità verso l'umanità. Oggi più che mai il messaggio di Fatima è attuale. Papa Francesco l'ha detto recentemente, la Terza Guerra Mondiale è già cominciata. Con le rivolte, con il terrorismo, con la crisi economica. È un messaggio che rimette in discussione le nostre presunte certezze, secondo le quali la vita umana ruota attorno al potere e al denaro. Questo risponde in qualche modo a un'angoscia, a un'ansia, e ci rassicura, perché la Vergine viene a prendersi cura dei suoi figli. In una chiesa che sta perdendo la fede, la Vergine Maria propone la preghiera, per non dimenticarla, per non dimenticare che un giorno ci riuniremo a lei. Il messaggio è spirituale. Viviamo oggi in una società in cui la morte non esiste. Cerchiamo di eliminare la malattia, di combattere l'età, per cancellare tecnicamente la nostra morte. La Vergine ci ha detto invece che bisogna allo stesso modo prepararsi all'altra vita. Sebbene non sia riuscita a comunicare il suo messaggio ai vari papi succedutisi, Lucia è riuscita a fare del suo paesino natale un santuario, chiudendo così un cerchio. Lucia aveva voluto pregare in una regione divenuta atea, ed è riuscita infine a portare ad Aljustrel non solo la Chiesa, ma anche milioni di fedeli. Stimiamo che ogni anno vi vengano più di 6 milioni di pellegrini. Vengono soprattutto per il 13 maggio, l'anniversario delle prime apparizioni. Fatima, in Portogallo, è oggi un santuario conosciuto in tutto il mondo. È una meta di pellegrinaggio come tutti i santuari mariani, ma è soprattutto un luogo nel quale si viene a confessarsi, a trovare la pace, e in particolare la pace del cuore. Le persone vengono a Fatima per devozione, perché credono. C'è differenza tra essere cristiani e credere in Fatima. E Lucia è riuscita a esportare il villaggio di Fatima in tutto il mondo. Esistono, ad esempio, parrocchie dedicate alla Madonna di Fatima e seminari in tutto il mondo, Africa compresa. Il suo messaggio ha attraversato i secoli e ha attraversato gli oceani e i deserti. È questo che conta.
La Chiesa sembra avere iniziato il proprio cambiamento. Sta agli uomini ora dare inizio a loro. Se vogliamo un cambiamento positivo dell'umanità, e cioè più pace, più giustizia sociale, bisogna che ciascuno faccia la propria parte. Non è attendendo il cambiamento del prossimo che si può cambiare il mondo. Fino al prossimo messaggio della Vergine, che speriamo sarà ascoltato più di quello affidato a Suor Lucia 100 anni fa.